Ebbene sì, finalmente ho finito Final Fantasy XII. Gioco che ho iniziato nel 2006, ai tempi della sua uscita su PlayStation 2, e credo ultimo gioco della serie Final Fantasy che ho acquistato con vero interesse ai tempi. Ma che purtroppo si è rivelato essere anche il primo Final Fantasy per console fissa che non ho portato a termine. Senza ripetere i motivi specifici per cui quella edizione originale del gioco non fu completata, veniamo al presente. Qualche anno fa esce Zodiac Age, edizione rimasterizzata di Final Fantasy XII su PlayStation 4, PC e Xbox 360, Xbox One. Un anno dopo, finalmente esce anche su Switch. Chiaramente non potevo esimermi dal comprare l'edizione fisica di questa versione, finalmente per chiudere un cerchio. A novembre scorso inizio a giocarci e solo oggi, maggio 2021, dopo 53 ore di gioco, porto a termine questa avventura. E purtroppo non posso non ricordare i motivi che mi avevano lasciato interdetto, dispiaciuto, un po' annoiato dall'esperienza originale. Questa nuova versione ha un sacco di pregi rispetto all'originale, anche solo la possibilità di usare il fast forward ovunque per i combattimenti, per il grinding, per l'esplorazione di alcune location è fondamentale e mi ha permesso di concludere il gioco questa volta. Però, ragazzi, è con rammarico che non posso promuovere a pieni voti questo Final Fantasy. Sia ben chiaro, adoro Ivalice, adoro questa Ivalice, adoro il triumvirato di alternativo che ha creato questo Final Fantasy, ma nonostante la grafica meravigliosa, la caratterizzazione meravigliosa di Akihiko Yoshida, la colonna sonora di Hashimoto e la trama, anche se un po' troppo simile a Star Wars, di Matsume, questo gioco non si solleva mai oltre la media. Non so, c'è qualcosa che non convince. Sarà la sua struttura da MMO offline, sarà il Gambit System, ragazzi, dopo ve ne parlo meglio, inutile, sarà le ambientazioni così larghe, grosse, vuote e veramente noiose da attraversare in certi momenti. Però non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. La storia è un rip-off di Star Wars. Se cercate le similitudini online ve le vedrete, ma anche solo i personaggi. Abbiamo una principessa che deve riprendersi il suo regno, un novellino avio pirata, pilota di caccia, diciamo così, biondo, che è cresciuto in una città nel deserto, un antico generale del regno della principessa di Dalmasca, quindi, che deve redimersi, uno pirata del cielo, un avio pirata, contrabbandiere, che è il proprietario della nave principale del gioco con la quale si sposteranno i protagonisti, che si accompagna a un umanoide. Qui non è Ciube, ma è Fran, la coniglietta alta 2 metri, bellissima, e suscettibile al mist, la magia del mondo di Ivalice. C'è Penelo, che è la migliore amica di infanzia di Van, che è il protagonista, ma effettivamente lei non ha nessun corrispettivo in Star Warsiano. E poi c'è la gita sulla città delle nuvole, in cui lo zio della principessa ci tradisce e ci consegna all'impero. Episodio 5, Is That You? I cattivi, questi giudici in armatura nera, pesante, che richiamano tantissimo Darth Vader. Quando arriva un giudice, si salvi chi può. Un impero malvagio che vuole conquistare, in questo caso, il mondo. Battaglie a bordo di navi non spaziali, ma di navi volanti, con coreografie, ragazzi, veramente troppo simili a Star Wars in certi momenti. Ragazzi, è quello.
è veramente tanto Star Wars. È un pregio, è un difetto? Si può soprassedere, perché in realtà la struttura base di Star Wars è quella di un fantasy. Quindi va bene, chi se ne frega. Il problema è che i personaggi non fanno mai click, non c'è mai interesse, diciamo, non riescono mai a tirare veramente l'interesse, almeno così è stato per me, e i personaggi risultano un po' blandi, vuoti, poco carismatici, e non c'è nessun interesse a portare avanti la loro storia, perché nonostante si facciano cose, ci sia questo pellegrinaggio, questa esplorazione di questo mondo immenso, una volta raggiunti certi obiettivi, taglio, parte una cutscene in cui si vede gente che parla di politica. E c'è questo distacco incredibile con gli eventi che abbiamo appena risolto, abbiamo portato avanti. E poi c'è il gameplay, ragazzi. Io non so perché molti parlano bene del Gambit System, io l'ho odiato. Prima cosa, io devo comprare in un negozio i comandi, gli slot, per dire ai miei compagni di viaggio di fare delle cose. È totalmente avulso da qualsiasi tipo di contestualizzazione questa roba. Perché va bene, me li fai sbloccare con l'esperienza. Non capisco perché devo sbloccare con l'esperienza le possibilità di dire a un mio amico: guarda che se uno mi sta attaccando mi devi curare. Ma vabbè, accettando questo elemento di gameplay, c'è un negozio che mi vende questa possibilità. Questa cosa rompe totalmente l'immersività, l'immersione nei confronti di questa ambientazione di gioco. Mi va bene se mi vendi magie, mi va bene se mi vendi oggetti, mi va bene se mi vendi armature, spade, cose simili, ma non se mi vendi dei comandi. Anche perché è vero che Dragon Age venne qualche anno dopo, ma in Dragon Age c'è lo stesso identico sistema, ma fin dall'inizio gli si può dire, si possono usare qualsiasi tipo di comando, giustamente, perché non ha senso che debbano essere comprati. In più, parliamo del Gambit System. Non l'ho mai usato praticamente. Questo gioco, se si vuole concluderlo senza concludere tutte le quest, non l'ho fatto, non lo farò mai, perché sono tantissime. Io ho usato sempre Penelo, l'ho sviluppata con White Mage, aveva tutte le possibilità di cura, l'ho tenuta fissa nel party. In più tenevo due tank, Bash e Van. Loro, questi tre personaggi sono arrivati a livelli altissimi, e io facevo così, continuavo a curarli con Penelo e loro si erano occupati di qualsiasi situazione, qualsiasi mostro. Solo in alcuni momenti c'erano dei boss in cui davano dei particolari bad status che mi hanno messo in difficoltà, ma mai mi hanno impedito di andare avanti oltre a rifare certi combattimenti una, due, tre volte. Ricordo alcuni sprout, alcuni germogli, pomodori, cose simili, non mi ricordo cosa erano, impazziti, che erano un gruppetto di ortaggi vari, magici, che mettevano ognuno un bad status, se non ricordo male. Quello mi ha dato un po' fastidio, ma anche lì basta coordinarsi un attimo e gli HP che hanno i personaggi che fanno da tank sono talmente alti a quel punto che anche l'ultimo boss non mi killava nessuno dei tre personaggi durante l'ultima boss fight, per dire. Quindi sprecata come cosa. E anche il fatto che i combattimenti si svolgessero nelle mappe esatte del gioco senza cambio di musica, questa è la cosa forse che mi ha dato più fastidio ripensandoci. Cioè non c'è divisione netta tra combattimenti ed esplorazione, e priva tantissimo di senso, di dinamismo e di azione i combattimenti. Anche in Final Fantasy XI ad esempio era così, e nel 14 la stessa cosa, essendo dei Morg. Ma lì, quando si entrava in combattimento, c'era la musica dei combattimenti, in ogni zona c'era la sua musica. Qui rimane in sottofondo la musica dell'esplorazione, quindi ci sono alcuni posti veramente belli da esplorare, con la musica soave e dolce, carina, e anche se stai combattendo, quindi non c'è nessun tipo di cambio di ritmo.
Poi le ambientazioni stesse sono alcune veramente enormi, troppo forse. E non mi lamento delle città, va benissimo che una capitale come Rabanastro, Arcades, siano giganti da esplorare in un certo modo, ma mi sta anche bene, ad esempio, c'è una traversata del deserto a un certo punto che dura tanto, ma è giusto, stiamo attraversando a piedi un deserto, cioè quello ci sta che se si senta il tedio, la noia, la ripetitività. Ma troppo spesso ci sono dei dungeon lunghissimi dove fare delle cose noiose e ce n'è uno di un cristallo dove si può fare o la quest principale, raggiungere la fine ed è già noioso, ma si può andare più a fondo senza mappa e con una roba che assolutamente non farò mai perché è di una noia mortale. Quindi è questo forse il problema più grosso di Final Fantasy XII, è il suo ritmo, il suo avere questo ritmo che non coinvolge personaggi freddi e doppiati con una equalizzazione dell'audio stranissimo, che sembra staccato anche nelle cutscene, sembra staccato dal video che stiamo guardando, non so perché. Ed è un peccato, ragazzi, perché il mondo di gioco, la Ivalice, che avevamo già visto in Final Fantasy Tactics e Tactics Advance, che abbiamo rivisto qui e soprattutto in questa versione HD, che anche se l'ho giocato su Switch fa la sua porca figura nonostante gli anni. È un peccato perché alcuni personaggi per contro sono caratterizzati molto bene e se nelle cutscene mi avessero fatto vedere più cose legate a loro, più un dipanarsi di una storia che mi avesse coinvolto. E più emotivamente, io prendo in giro Final Fantasy X perché è il Final Fantasy dei piagnini, no? C'è la famosa scena della risata di Tidus, è terrificante. Yuna è una lagna totale, ma almeno coinvolgeva a livello emotivo. Questo gioco è freddissimo. C'è qualche problema appunto di correlazione giocatore e personaggi che gli fa perdere tutto il carisma che invece ha l'ambientazione. E quindi andare avanti è un po' un lo faccio perché devo per vedere le ambientazioni, ma ripeto, probabilmente fare tutte le cose, tutte le queste, tutti uccidere tutti i mostri e cose simili, sicuramente anche il lato di gameplay diventa più stimolante e spinge a massimizzare il nuovo sistema di crescita del personaggio perché il sistema di licenze a questo giro l'hanno migliorato parecchio. Il fast forward che manda avanti l'azione per 2 o per 4 è una manna dal cielo, ripeto, sia per quando volete grindare un pochino e ci sono un sacco di punti dove si può fare e sia per l'esplorazione aiuta tanto. È l'edizione migliore sicuramente di questo gioco. Soprattutto in versione Switch hanno aggiunto delle cose che non c'erano su PlayStation 4, non mi ricordo cosa. Ah sì, la possibilità mi sembra di poter respeccare il personaggio una volta sbloccata la gilda dei. La gilda dei cacciatori d'Italia. Ma ragazzi, purtroppo non riesco a dare un voto superiore al 7 a un gioco per il quale avevo tantissime aspettative. E per completare il quale ci ho messo veramente tanto, perché l'ho iniziato a novembre, siamo a maggio. 50 ore in 6 mesi, vuol dire meno 10 ore al mese. Se mi conoscete e sapete come affronto i giochi di solito, un gioco del genere avrei dovuto finirlo in un paio di mesi massimo. Però mi è sempre mancata quella voglia di continuare, di ritornare in quel mondo, che so però purtroppo che in qualche modo, ora che ho chiuso questo cerchio aperto da 15 anni, in qualche modo mi mancherà.